Benvenuti in un nuovo video dedicato alla nuova raccolta di carte collezionabili Panini a tema One Piece, in onore del suo 25esimo anniversario. Dopo il primo video che ha aperto la serie sul canale in cui abbiamo sbustato insieme lo starter pack, oggi andremo ad aprire questa roba qui, ovvero il box contenente ben 18 pacchetti, ognuno con 8 carte. Quindi ci saranno un bel po' di carte da vedere in questo video e vediamo se riusciamo a dare una bella sfoltita iniziale a questa collezione. Intanto ragazzi, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e adesso cominciamo. Cominciamo ragazzi con l'aprire il box e contiene i nostri belli 18 pacchetti. Ce li mettiamo da una parte e andiamo con un pacchetto per volta. Cercherò di essere veloce ragazzi, di aprirli il più velocemente possibile per non perdere troppo tempo e di scorrere anche le carte abbastanza rapidamente. Molto bella secondo me. Come dicevo nel video precedente, belle le illustrazioni. Questa è la holo. Queste dovrebbero essere le parallel, ragazzi, se non mi sbaglio, perché hanno una numerazione che è fino alla 150, però sono leggermente diverse, hanno una sorta di olografia, sono ovviamente differenti da quelle standard. Quindi, vi ricordo che la collezione conta 150 card normali, cioè standard, regular, con relativa versione parallel, e poi ci sono anche altre 50 card proprio specifiche dedicate al 25esimo anniversario e in più altre 10 card in edizione limitata. Questa per esempio è la 197, come vedete sono orizzontali e quindi sono leggermente diverse e molto anche più belle secondo me. Bellissima anche questa, mamma mia, anche questa è in edizione limitata, no, questa è la 146, credo anche questa sia una parallel. Fatemi sapere magari qui sotto nei commenti se avete iniziato anche voi questa collezione e se avete più o meno capito. Io sono totalmente in blind ragazzi, quindi sto aprendo per la prima volta, a parte il video precedente con lo starter pack, che vi invito a recuperare comunque perché fa un po' da introduzione a questa serie. Non sono male comunque le carte, le illustrazioni mi piacciono tanto, vedete anche questa con un'olografia rainbow, 177, quindi stiamo parlando comunque delle 50 card speciali, bellissima anche questa di Luffy, la carta numero 5. Ci sono poi una sorta di categorie, come abbiamo detto nel video precedente, praticamente sono divise in categorie più o meno macro categorie, ci sono carte dedicate soltanto a Luffy, altre invece ai pirati in generale, alla marina, alla ciurma di cappello di paglia, insomma, queste sono le categorie principali. Ce ne sono poi alcune che hanno, come vedete, questo bordino e la scritta One Piece in basso, altre che sono tra le mie preferite, queste qui che sembrano praticamente quasi fatte a come se fosse un dipinto, molto belle. E niente, mi stanno piacendo ragazzi, mi stanno piacendo, non sono purtroppo non sono in pari con l'anime, con One Piece, ma ci sto lavorando, sono arrivato all'episodio, se non mi sbaglio, 167 ad oggi che sto facendo il video, ma piano piano raga mi rimetto in pari. Quindi molti di questi personaggi nemmeno li conosco, spero che mi perdoniate per questo. Comunque la collezione è super colorata, bella bella bella, anche se appunto vedete questa per esempio credo sia una parallel, non so se dal video riuscite a cogliere l'olografia, anche questa bellissima, questa invece 155 quindi già edizione speciale e questa anche molto bella, o forse sono queste le parallel, bella. Purtroppo ragazzi essendo uscita praticamente ieri la collezione non ho potuto nemmeno avere una sorta di resoconto su quelle che sono le card parallel e quelle standard. Ce ne sono senza dubbio alcune differenti.
Ecco, questa per esempio dovrebbe essere la parallel, perché l'abbiamo, è anche questa, perché l'abbiamo trovate nel pacchetto precedente. Sono anche fatte di un materiale leggermente diverso. Quindi, appunto, queste, adesso le andiamo un attimo a ripescare, scusate ragazzi, perché è importante capire. Vedete, questa per esempio, credo che sia la parallel, e questa quella regular, ovviamente. Quindi non si tratta di queste, diciamo, con la full art, che sono bellissime, sono proprio delle carte standard, ok? Molto belle comunque queste parallel. Ovviamente danno un gusto totalmente diverso alla collezione. Però trovarle tutte, ragazzi, tutte e 150 nella versione parallel, insomma, non sarà proprio una impresa semplicissima. Si sbusta. Allora, si va avanti. Comunque non sto trovando tantissimi doppioni per il momento. È vero che ho iniziato adesso, per carità. Bellissima questa. Bellissima. Molto bella. Davvero molto belle. Sono veramente soddisfatto, ragazzi. Panini, a parte alcune scelte di cui parlavo anche nello scorso video. Avete spesso dei rimandi allo scorso video, ragazzi, perché comunque appunto fa da introduzione alla collezione, è stupenda. Ma a parte alcune scelte di carattere un pochino sulla distribuzione e sul comportamento che ha con determinati fan che magari fanno i preordini e non ricevono la roba quando dovrebbero, però a parte questo, ultimamente sta lavorando molto bene. Questo chi è? Kaido, se non mi sbaglio, ragazzi, ho visto le Sage Figures, ma non l'ho ancora visto nell'anime, ovviamente. E vi dicevo, quindi Panini lavora molto bene per determinate cose. Mirko, quando dico lavora molto bene, va in brodo di giuggiole, gli piace tantissimo. Mirko è un iscritto al canale, nonché un amico. È stupenda. Questa card qui è una scena iconica, bellissima. A me fanno impazzire queste, ragazzi. Io sono molto semplice, perché però mi fanno veramente impazzire, perché mi ricordano appunto i dipinti giapponesi. Intanto abbiamo dato una bella sfoltita, eh. Sto andando abbastanza rapidamente, ma spero che vi stiate godendo. Sto cercando di parlare, ragazzi, per intrattenervi il più possibile, ma anzi, fatemi sapere se sono noioso. Ed eccola qui un'altra che però già avevo. Quindi ora comunque ovviamente i doppioni si cominciano a far vedere. L'unica cosa, io poi utilizzerò il raccoglitore Panini perché non ho voglia di andare a spendere chissà quanto per un nuovo raccoglitore. Per il momento utilizzerò quello Panini. Poi una volta finita la... Bellissima anche questa. Una volta magari finita... Ed ecco, vedi, allora quella di prima, ragazzi, era la standard, questa è la parallel. È davvero bellissima, mi piace tanto. Non sono un esperto di carte, raga, quindi magari mi eccito con poco, però ecco, mi piace. E vi dicevo, quindi userò il raccoglitore che ci fornisce Panini, che è un raccoglitore un po' meh, però costa 3,50-4 euro, quindi diciamo che meglio che quella scatolina che cominciavano a dare. L'hanno dati, ah, bellissima anche questa di Aesop con anche questa parallel, bella bella. E, dicevo, per 3,50 il raccoglitore va bene, piuttosto che la scatolina che davano per esempio con l'album di Spider-Man, di figurine e card, davano quella scatolina che devi costruirti tu. Molto belle queste, che devi costruirti tu. Oh, bellissimo, però non è la parallel, mannaggia. E, quella che devi costruirti tu. Di scatolina che però tenere delle card all'interno di una scatolina di cartone, raga, si perde tutto il bello di esporle con invece in un raccoglitore. Per quanto non sia magari il top, quello di Panini, per il momento può andare più che bene. Comunque quelle card che sono full art, intanto siamo al penultimo pacchetto, dovrebbero essere quelle dedicate ai frutti. Da quello che ho potuto capire, quindi andando a vedere, bella anche questa. E quindi nel raccoglitore poi le parallel credo che metterò in un unico, siccome sono comunque numerate, in un unico slot per
penso che metterò sotto quella standard, quella regular, e sopra quella parallel. Intanto, ragazzi, i pacchetti purtroppo sono finiti, quindi vediamo se c'è qualcosa di interessante in questo ultimo pacchetto. E beh, questa è molto bella. Un'altra, queste praticamente vanno a richiamare alcune scene iconiche, però particolari, con degli effetti molto belli. E niente, raga, con questo abbiamo finito. Come vedete, comunque, ci sono diverse card. Queste adesso andarle a sistemare nel raccoglitore sarà un delirio, però bello. E poi ovviamente facciamo un altro video dedicato. Adesso andiamo per le conclusioni, raga. Ed ecco il momento dei saluti finali, ragazzi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa pensate della collezione e delle carte che ho trovato. Io intanto rimango in attesa che Panini si decida a mandarmi la roba che ho ordinato ormai 2 mesi fa. Quindi un altro starter pack, un altro box come quello che abbiamo aperto in questo video e i tanto aspettati Eco Blister per andare alla caccia delle carte in edizione limitata. Quindi ci saranno altri video dedicati a questa raccolta di One Piece, perché voglio portarla a termine e cercherò di farlo nel più breve tempo possibile, ragazzi, e di portarvi anche la collezione completa, a parte le Parallel, raga, perché sarà una cosa molto difficile avere tutta la collezione di Parallel, però farò il possibile per avere almeno tutte le 150 più 50 più 10 e farvele vedere qui sul canale se vi interessa. Fatemelo sapere, vi ripeto, qui sotto nei commenti. E date un'occhiata anche al resto del canale, ragazzi, perché non facciamo solo carte ma anche action figures in scala 1 a 12, in scala 1 a 6, Hot Toys che vedete alle mie spalle. Insomma, c'è tanta roba abbastanza carina e se vi va iscrivetevi, mettete mi piace al video e ci vediamo come sempre a un prossimo contenuto. Ciao ragazzi, a presto.